Allora, abbiamo spostato l'armadio. Ve lo faccio vedere. Mentre lo spostavamo, non ho filmato perché c'era bisogno di concentrazione di tutti, perché comunque è pesante. Non ho la batteria scarica, perciò non ho luce per farvi vedere qui dietro l'armadio. Come vedete, è solamente un po' giallo là in cima e c'è un pochettino di muffa qui in alto e nel fondo. E quella lì si vedeva già anche prima, era vuoto anche prima, però qui dove c'era l'armadio è solamente qua, per fortuna e basta. Mi dispiace per la ripresa che non è il massimo, però. Quindi mi sono fatta spostare l'armadio perché così domani, mentre qua sotto dove ho fatto oggi, posso iniziare a passare l'antimuffa. Qui in alto, dove non ho passato la candeggina oggi, andiamo a passare tutta la candeggina. Così almeno non perdo troppi giorni, perché direi che ne abbiamo già persi abbastanza. Intanto che io faccio questo, cerco di contattare una persona per cercare di capire come risolvere questo problema. Infatti il bianco nel soffitto, vedete qui c'è lampadario, qui c'è la macchia, io più o meno lo darò fino qua. O fino al lampadario per darmi una riga precisa, quindi fino al lampadario probabilmente, in modo che aspetto che vengano a fare questa zona qui e poi faremo questa parete e finiremo il soffitto qua sopra. E niente, adesso andiamo di sotto a mangiare. Qui la situazione è già migliorata, comunque già solamente con la candeggina e domani vediamo poi con l'antimuffa e con il bianco, vabbè. Io spero solo che con queste nuove finestre, aprendo più spesso, riuscendo a riscaldare in modo adeguato e dividendoci di più come spazi, che questa muffa non torni più, perché non fa bene alla salute ed è bruttissima da vedere, quindi domani andiamo avanti con questo lavoro. Vedete qui adesso, vabbè, spostandolo è venuto un po' più verso la finestra, ma poi dovremo ricentrarlo un pochettino perché altrimenti rimane troppo, troppo da questa parte e meno dall'altra. Cioè è meglio se è più di là che di qua, visto che di qua comunque c'è il muro esterno, eccetera, eccetera. Poi anche perché qua poi ci viene la scrivania di Giorgia e se no, e qui c'è anche da aggiustare. Quindi le mie fidate stuccatrici avranno da lavorare. Vabbè, adesso ve l'ho fatta vedere, anche il lampadario è sporchissimo. Ve l'ho fatta vedere e sopra la camera non avete idea di com'è sporca, ma è difficilissimo perché come vedete c'è poco spazio, quindi è difficilissimo pulirla, ma ovviamente in qualche modo riuscirò a pulirla. E niente, adesso vado a preparare da mangiare ah sì, beh, Gabriele ha pulito il cavolfiore, l'ha messo su. Adesso vado a pensare cosa metterci assieme e poi noi ci riaggiorniamo domani quando continueremo questo lavoro. E niente, non mette a fuoco perché mi sta antipatica la mia unghia. Ecco, ciao. Allora, volevo farvi vedere gli altri acquisti di Wish che sono andata a ritirare stamattina con Giorgia. Allora, uno era questo cono, è praticamente un dosatore di impasto per dosare l'impasto quando si mette tipo per i muffin o per altre cose. Lo proveremo assieme, vedremo se funziona e boh. Poi ho preso due contenitori, fatti così, uno, aspettate che adesso vi faccio vedere anche l'altro, e due, li ho presi per i cereali, perché rimangono sempre aperti e mi stressa, cioè poi cadono e poi c'è il gatto che fa pazzie. Quindi ho scelto questo azzurro per noi, quindi per i cereali con il glutine, e questo sul verdino per i cereali senza glutine. Se hanno ha questo tappo per misurarli anche,
che però non è proprio facilissimo da levare. Vabbè, bisogna usare due mani e poi lì si tirano appunto giù, si misurano e boh, mi sembra abbastanza carino. Invece, poi un pennellino che mi servono sempre. E poi invece questi qui li avevo presi in realtà perché ho detto, ma se sono abbastanza grandi, erano carini per i cereali. Però sono piccoli. Sono piccolini, non so se riuscite a capire quanto sono piccoli. Vi faccio vedere questo cucchiaino nella mia mano e sta messo appunto così dentro, quindi sono piccoli. In realtà sono ideati come portaspezie, quindi in teoria ci andrebbero quelle, però a me non è che piace tantissimo, cioè dovrei aprire tutti i barattoli. Non tutti, però quelli magari di cui ne ho di più, che magari faccio più scorta e metterli qua dentro. Se tipo per esempio di cipolla ne ho uno solo, non lo vado a mettere qui, non so neanche, forse in questi piccoli uno ci sta. Però non so se metterci le spezie oppure se usarli per qualcos'altro. Non lo so, ditemi voi. Che cosa ci potrei mettere dentro? Non sale, zucchero, caffè, perché ho comprato quei contenitori nuovi che mi piacciono tantissimo, però qualche cos'altro. In frigo da mettere, contenere qualcosa, cosa contieni qui dentro? C'è talmente poca roba, c'è poco spazio, boh. Fatemi sapere voi che cosa ci mettereste qui. E invece quelli lì, vabbè, sono per i cereali, infatti penso che poi ne prenderò degli altri. Però su questi qua sono veramente indecisa su che cosa metterci dentro. Fatemelo sapere nei commenti. Adesso vado a finire di preparare la cena. Buongiorno. Allora, oggi è sabato e ho già messo sul pranzo, ho già fatto alcuni lavori. Normali, quelli normali. Abbiamo fatto solo la pasta senza glutine e ho fatto queste conchiglie che andremo a condire con le zucchine. E invece qui ho fatto una frittata con il cavolfiore che ho avanzato ieri. E basta, adesso preparo il tavolo e pranziamo. Allora, Maurizio è arrivato a casa con la spesa, io l'ho già messa a posto, adesso andiamo a preparare la cena. Stasera volevo fare i panini tipo McDonald's, l'ho detto anche nello svuota la spesa, ma volevo dirvi anche una novità,
che da oggi, che è lunedì, i video torneranno a esserci tutti i giorni. Il lunedì, il mercoledì e il venerdì restiamo così che faccio i vlog. E invece il martedì e il venerdì ci saranno due video diversi. Teoricamente il martedì sarà sempre un video spesa, però cercherò di cambiare sempre supermercato, poi comunque cambieranno i menu settimanali, quindi anche la spesa sarà diversa comunque, quindi non sarà sempre la stessa, ma vorrei anche cambiare supermercati, non andare sempre, io amo l'Eurospin, però anche andare magari in qualche altro supermercato, tipo il Penny piuttosto che Lidl, ovviamente Bennet, Galassia li lascerei da parte, però per esempio vicino, cioè non troppo vicino, però ad Alessandria c'è la Basco e c'è anche l'MD, quindi magari una di queste due volte si potrebbe andare, cioè una volta si potrebbe andare alla Basco, una volta si potrebbe andare all'MD, così anche da cambiare e assaggiare anche cose diverse, anche se la lista della spesa comunque resterà, cioè no, il menu lo farò prima e cercherò di guardare i volantini in quel momento della Basco piuttosto che dell'MD, in modo da prendere anche le cose che sono in offerta. Idem per quanto riguarda Lidl, che però per quanto riguarda i coupon lascerò sempre dei punti interrogativi perché certe volte ho visto che non c'è la roba e quindi come faccio? Però vabbè, questa qui è l'idea. Fatemi sapere sotto nei commenti se siete d'accordo per fare i video, per tornare ai video tutti i giorni. E niente, quindi un sacco di sorprese. La più grande ci vorrà ancora un pochettino perché ci sono vari intoppi per realizzarla, ma spero di riuscire prima della fine dell'anno, ecco. E niente, per adesso comunque, anche perché mi devo documentare bene perché non vorrei combinare guai. Comunque, adesso vado a preparare la cena. Useremo questo pane per noi, questo qui dell'Eurospin, mentre Maurizio e Gabriele useranno loro, Mamma, voglio ovviamente senza sentire. glutine. Ciao. E niente, quindi vado e ci vediamo poi domani. Ciao. Olivia. Ciao Aghi. Aghi. Aghi, guarda la mamma. Thank you.
Mentre io facevo le cose, Maurizio e Giada tagliavano le patate e le carote. E qui invece c'è lo spezzatino di soia, quello che avevo preso da Amazon. L'ho messo a rinvenire nell'acqua, come c'è scritto qua, perché qui sotto ci sono le indicazioni su come farlo. E quindi adesso aspettiamo. Alexa, metti un timer di 15 minuti. 15 minuti, a partire da ora. Bravissima. Adesso vado a tagliare le altre carotine perché sono troppo grosse, se no non cuociono in tempo insieme alle patate. E niente, aspettiamo, poi vi faccio vedere come vado a mettere lo spezzatino. Lo spezzatino lo farò col sugo e poi assieme ci aggiungeremo le patate e le carote. Allora, vi faccio vedere, ecco qui lo spezzatino. Lo abbassiamo un po'. E come vedete ho messo il sugo e quindi diciamo che così non è che ispirava molto, così invece sembra proprio uno sembra carne, cioè se uno non lo, magari poi il gusto è diverso, però a vedersi se uno non lo sa sembra carne. E qui invece le patate e le carote. Adesso vado a preparare il tavolo e poi ci aggiorniamo. Allora, siamo dopo pranzo, abbiamo mangiato, lo spezzatino era veramente veramente buono, cioè almeno a me è piaciuto tanto. Adesso, e anche a Pia, ne ha presi due piatti. Adesso qui sto andando a preparare il ragù con la carne tritata di pollo. E qui invece ho messo su le patate per fare gli gnocchi freschi in casa, che appunto condiremo con il ragù. Nel frattempo sto vocalizzando con Sara e sto guardando altre puntate di Orange is the New Black. Grazie. E basta. Adesso vado a scaricare e ricaricare la lavastoviglie. Così il portabiancheria della roba blu è vuoto. Adesso dobbiamo svuotare quella della roba bianca e quella della roba rossa. Zitto! Mamma, ti dico una cosa. Le patate adesso sono cotte e le ho già schiacciate per preparare gli gnocchi. Maurizio, le prendi? Però non vi posso filmare tutta la preparazione degli gnocchi perché ho il telefono scarico, perché finora ho guardato la serie TV mentre facevo le cose, quindi vi aggiorno mano a mano nello sviluppo della faccenda. Tra un po' picchio Maurizio. Allora, l'impasto è pronto, adesso iniziamo a fare i rotolini e poi a dividere gli gnocchi. Maurizio è felicissimo di questa cosa, ma quando poi li mangerà sarà felicissimo. È la preparazione che è un po' lunga, visto che siamo tanti, infatti non li faccio spesso.
Ed eccoci arrivati alla fine di questo video. È stata una faticaccia fare questi gnocchi perché comunque sono tanti, era tanto impasto e soprattutto riuscire a farglieli fare tutti uguali, ecco, non è stato semplice, però erano veramente molto buoni. Io spero che questo video vi sia piaciuto, se è così lasciate un like e iscrivetevi al canale e noi ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao!